Rosalia alpina è uno dei coleotteri più vistosi delle foreste di faggio mature. Le larve si sviluppano per 2 o 3 anni all'interno di grandi alberi senescenti. Ciascun adulto presenta macchie sul dorso con una forma caratteristica. Questo consente di distinguere in modo inequivocabile gli esemplari tra di loro. Per monitorare lo stato di salute delle popolazioni, tutti gli esemplari ritrovati sulla superficie del tronco vengono raccolti e riposti temporaneamente in un contenitore di plastica per essere poi esaminati per il sesso e le caratteristiche morfologiche. L'albero viene ispezionato attentamente, soprattutto in prossimità di parti non vitali del tronco. Infatti, è proprio qui che le femmine scelgono di deporre le uova. Il monitoraggio prevede che gli esemplari vengano cercati attivamente sia alla base che nelle zone più alte dell'albero. La temperatura, l'umidità e la velocità del vento vengono registrate. Ciascun individuo viene poi riposto in un contenitore per essere fotografato. La foto delle elitre dell'insetto viene archiviata. L'archivio fotografico permetterà di riconoscere gli individui e di monitorare le loro attività per tutta la stagione estiva. I parametri ambientali e i dati identificativi per ciascun individuo vengono annotati in una scheda di campo e infine gli esemplari vengono rilasciati sull'albero nel punto esatto in cui sono stati raccolti.